Vabbè, ma da quant'è che siete aperti? Quindi il bistrò di Venice, Allora, il Sergio, da bistrò quant'è che è è dal aperto? 93 che è aperto. Dal 93, quindi sono 27 anni. Ma questo qua c'era un pianoforte, per esempio. Ah sì? Sì, poi il locale era più piccolo. E sono passati per i primi 7 anni, credo, la gran parte dei cabarettisti famosi che vediamo in TV adesso. Ale Franz, Leonardo Manera, Dodo, Dudu, tanti altri, perché era un locale d'incontro, quindi facevamo cucina, un po' di Francia, un po' di Italia, la pizza facevamo, poi ciò, toccava stare qua fin botto le notte con queste storie. Per cui Avete scelto. dopo 7 anni, con la scusa di Marcello che mi ha portato Hai cambiato, questa hai figura dato qua, ho svolta. detto già che troviamo qualcosa di diverso. Però l'idea del bistrò è rimasta intatta, e cioè quella di proporre non solo cibo e vino di un certo tipo, ma anche di punto d'incontro culturale. In effetti sono 26 anni che noi facciamo questo brochure. Gli eventi culturali che siete famosi Questo per brochure, questo. che ovviamente porta via tempo ed energie e economie anche, perché soprattutto all'inizio era molto Stata una sfida. complicato preparare un programma per i 6-8 mesi a venire. Roba che il Certo. comune, che è 1 milione, con qualche difficoltà riesce a malapena a buttare giù una Ah sì. settimana prima del carnevale. Ah. Comunque, adesso non è che voglio vantarmi troppo, però è una stima che abbiamo da parte di diversi ospiti nostri locali che Sì, riconoscono questo lavoro dopo 20 anni. ma Però certo, ma è è così, così, sì, ma cioè. non è che ci interessa, cioè noi siamo a posto con la nostra coscienza, diamo un servizio alla città che viene inteso o meno, ma non interessa, tanto non facciamo pagare nulla, anzi offriamo Cicchetto, l'ombra qua a fine dell'incontro, quindi Penso, voglio dire, non facciamo pagare nulla per le ma esposizioni, non. sull'enologia mi dici qualcosa? No, io direi di fare così. Adesso ci fermiamo un attimo perché tra poco iniziamo a parlare di vino, Divino. che con te si può parlare molto bene di questo Ok, argomento. Va sì. bene? Grazie.